Seconda giornata di Sponz Fest, siamo sempre qui a Calitri, Vallone, Cupo Gagliano, qui dove fra pochi minuti partirà il concerto di Angelo Branduardi. È stata una giornata intensa quella a Calitri, con vari laboratori anche dedicati ai Mapuche, il popolo indigeno del Cile e dell'Argentina, che ieri sera ci ha, possiamo dire, deliziato con una cerimonia storica, tradizionale della loro terra. Fan di Branduardi, chiaramente. No, semplicemente curioso di vedere questo concerto all'aperto, in mezzo alla natura. Qualcosa di importante. Mi piace la musica di Branduardi. Siamo venuti per lui, ma perché è abbastanza una garanzia della qualità di quello che può offrire. In realtà il programma l'abbiamo visto poco. Non riusciremo neanche a vederlo, il suo concerto, perché purtroppo siamo in partenza, però è abbastanza. Già 2 giorni ripaga la fatica di un viaggio che non è proprio agile, però vale la pena sicuramente. Grazie a Dio, insomma, alla fine ci siamo ripresi, abbiamo avuto un po' di giorni di ansia per questo tempo che ogni pomeriggio ci battezza, però grazie a Dio ieri sera siamo riusciti a fare una manifestazione, anche questa mattina il concerto all'alba. E anche oggi pomeriggio, nonostante la pioggia, siamo qui, siamo pronti. Da dove venite? Napoli e Ischia. Ischia. Vi state divertendo? Ci stiamo divertendo molto. Grazie a tutti quanti, alla birra e anche al vino. Siamo anche con un rappresentante dell'organizzazione dell'emergenza sanitaria, chiaramente, con Antonio, che con la sua misericordia sta gestendo un poco la sicurezza dal punto di vista medico-sanitario. Come stanno andando le cose? Come vi siete organizzati? Anche questo è sponsor, anche questo è importante. Allora, buonasera, ci siamo organizzati con 2 ambulanze, un presidio medicalizzato, infermieri e vari soccorritori BLSD. E fino a questo momento la situazione è tutta tranquilla, grazie a una buona organizzazione e a una buona prevenzione dell'evento.